Carissimi amici e amiche dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova, ben ritrovati. Abbiamo iniziato da qualche settimana le attività con regolarità e sono qui a proporvi questo nuovo numero della newsletter, che è il periodico di informazione delle attività del nostro istituto. Abbiamo avuto un momento importante con il Dies Academicus a metà di novembre, nel quale trovate la registrazione dell'evento, che si è concentrato sul tema sinodale. Abbiamo voluto accompagnare la nostra diocesi, la diocesi di Padova, in questo cammino che sta compiendo verso il sinodo, sviluppando e affrontando il tema del potere nella Chiesa, della modalità cioè di gestire le decisioni ed arrivare a delle concretizzazioni, delle riflessioni che vengono fatte a seconda dell'azione dei vari protagonisti e soggetti. Ecco, questa newsletter contiene anche dei contributi di riflessione, come sempre, che vanno dall'aspetto interculturale del dialogo interreligioso, che è un po' quello che caratterizza la ricerca del nostro istituto, e anche una realtà particolare legata ad alcune parole diffuse che troviamo nel nostro ambiente culturale odierno, ed è un prefisso, il prefisso post, che viene anticipato rispetto a termini come identità, come democrazia, come verità. Ecco, verranno questi termini scandagliati a seconda di alcuni profili, alcune prospettive filosofica, sociologica, pedagogica, culturale, teologica, ecco, per approfondirne il significato, il valore e il contenuto all'interno del nostro contesto. E una ricerca, una proposta che potrà poi essere utilizzata anche negli ambienti scolastici, per esempio dagli insegnanti di religione, che con i loro studenti potranno approfondire questi termini, o anche nelle attività e nei lavori di gruppo. Io ne approfitto anche in questo momento per farvi gli auguri di buone festività natalizie a voi che in questo momento mi state vedendo, ascoltando, ma anche alle vostre famiglie e alle persone care, così anche l'augurio di un buon anno. E vi invito sempre, ecco, a diffondere le attività dell'istituto, a farne promozione, in modo che ci siano sempre persone che usufruiscono dei nostri corsi, delle nostre proposte e si iscrivono anche adesso. Auguri a tutti e a tutte.